Prima si fa dalla scomparsa di Federico Bellomi, vuol far conoscere una produzione di questo artista meno conosciuta, quella della pittura da cavalletto e dei paesaggi, perché la sua opera sacra e murale è invece molto più conosciuta e sempre visibile nei palazzi e nelle chiese. Per la realizzazione di questo progetto molte persone hanno lavorato. E pertanto devo ringraziare prima di tutto mia moglie Patrizia, che mi ha aiutato in questo lavoro in una maniera veramente incredibile. Devo ringraziare la gallerista Anna Ballini, che ci ospita in questo luogo, che unisce la bellezza dello spazio al fatto che ci sia lo sfarzo del suono della musica con un pianoforte in galleria, e credo che sia l'unica galleria di Verona che ha sempre un pianoforte a disposizione. Ringrazio i 4 comuni che hanno concesso il patrocinio, e Verona, Villafranca, Sona e Colognola I Colli. Ringrazio la ditta Dolci e l'antica locanda Micio e la farmacia Boneto, che sono stati sempre sostenitori e hanno creduto profondamente nel valore dell'artista Federico Bellomi. Un ringraziamento al coro degli ordini degli avvocati di Verona, che si esibirà anche sabato prossimo nella chiesa di Lugagnano, dove c'è la più grande opera di mio padre, di Federico Bellomi, in un concerto dedicato a Federico Bellomi e realizzato in collaborazione con il Comune di Sona. Infine ringrazio l'assessore della cultura del Comune di Verona, l'assessore Mimma Perbellini, di essere qui presente e per il sostegno che ha dato e alle iniziative anche future dedicate a questo artista, e alla quale cedo la parola se vuol dire qualcosa prima dell'esibizione del coro. Grazie. Beh, per me è un momento di commozione forte, perché io ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con Federico Bellomi quando immeritatamente sono stata presidente dell'Accademia Cignaroli e quando l'Accademia era in una situazione era insomma abbastanza pesante. Ci sono stati dei docenti che hanno creduto nel proseguimento della vita dell'Accademia Cignaroli, e tra questi il più entusiasta, perché questa era la sua natura, era Federico Bellomi, con il quale abbiamo passato delle giornate di grande lavoro, ma anche delle serate di piacevole convivialità, perché aveva uno humor che difficilmente uno può dimenticare. Naturalmente abbiamo seguito i lavori dell'affresco della chiesa
commissionata qui a Lugagnano, e credo che per rendere omaggio alla figura di Bellomi, oltre che a questa serata in cui si vede questa sua altra forma d'arte, la pittura a cavalletto, sia importante conoscere la difficoltà dell'affresco, per cui abbiamo immaginato, ci stiamo lavorando, di esporre quelli che sono gli spolveri, cioè la prima parte dell'affresco, i disegni che vengono poi spolverati, rimane la traccia nel soffitto, nella chiesa di San Giorgetto, che è una chiesa bellissima davanti alla Basilica di Sant'Anastasia, perché uno capisce così che cos'è l'affresco, le difficoltà e la grandezza soprattutto delle opere. Sono enormi, da sotto si vedono poco, ma se uno sale sui cavalletti si impressiona. Ci è sembrato questo un modo per ricordarlo e per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto lui per intere generazioni di giovani. Lui ha allevato ragazzi che adesso sono andati a lavorare in America, in tutti i paesi del mondo, perché quello che lui ha portato dentro di sé, ha insegnato, è una tecnica che, se non viene coltivata, rischia poi di lasciare di non essere più, insomma, di morire, e questo non deve succedere nel nostro paese. Quindi grazie per quello che lui ha fatto e grazie soprattutto per il figlio e la nuora coraggiosissimi che vogliono mantenere viva questa memoria, non soltanto da un punto di vista artistico, ma anche da un punto di vista umano. Grazie anche agli avvocati. Bravissimamente, prima di cominciare, volevo presentare i quattro pezzi che noi facciamo e soprattutto soffermarmi un attimo sul primo. Il primo si chiama Itaca, è tratto da una poesia di Costantino Canafis, un autore a cavallo fra l'8 e il 900, un autore greco, anche se è sempre vissuto ad Alessandria d'Egitto, tranne due viaggi, uno a Costantinopoli e uno ad Atene, ma sono una delle tante particolarità del popolo greco. Sempre vissuto in Egitto, ma sempre parlato e scritto in lingua greca. Questa Itaca è la storia del viaggio di Ulisse, ma è soprattutto il simbolo del viaggio che ognuno di noi fa nel viaggio della vita. La musica è di Francesco Bellomi, la musicata apposta per lui. Il secondo pezzo è Moon River, tratto dal film Colazione da Tiffany, che lo cantava Audrey Hepburn, si accompagnava con la chitarra seduta su una finestra, quelli della mia età lo ricorderanno benissimo. Poi segue una corale di Mendelssohn, di Lippmann, e finiremo con la parte finale dell'Alleluia, Fum Fum Fum, che è un canto non spagnolo ma catalano, canto di Natale, parla della nascita di Cristo, e finiamo con Orfu de Lef, dovrebbe esserci, è inutile che tanto lo facciamo, che è la parte finale dell'Alleluia di Cristo. Sarebbe stato il bis, ma comunque è il poi, si sa benissimo che gli artisti, se vogliono fare un bis, riescono benissimo a fare. Yeah.